Nuovo grave incidente stradale ieri sera intorno alle 19 in via Diana a Fiumefreddo, l'ennesimo intervento dell'elisoccorso del 118, tre in pochi giorni. Il conducente di uno scooter Honda 125, la cui guida c'era un 17enne di Pedara che indossava il casco protettivo, mentre percorreva la via Diana in direzione del centro abitato di Fiumefreddo, nell'attimo in cui si accingeva ad effettuare un soppasso di una Panda, non si è veduto che l'utilitaria svoltata improvvisamente a sinistra in direzione di via Quasimodo. La manovra ha colto alla sprovvista il giovane, che non è poi riuscito ad evitare l'impatto. Disarcionato dal sellino, è finito rovinosamente sul selciato. Tempestivi soccorsi prestati da un'ambulanza del 118. I sanitari, viste le condizioni del ferito, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che poi è atterrato nelle vicinanze di una piazza in una zona residenziale, che ha poi trasbordato il ferito al trauma center del Cannizzaro di Catania. Il ragazzo, sottoposto a controllo, ha riportato ferite lacero-contuse e nessun trauma interna. Non corre comunque pericolo di vita. Per l'incidente stradale di ieri, i rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Comunale in collaborazione con i carabinieri della locale stazione.